Buongiorno e ben ritrovati all'Astro TG del 3 febbraio 2021. In questo post luna nuova c'è stato il 1 febbraio e il 2 febbraio. Questa qui di febbraio è la prima luna nuova dell'anno. Ogni prima luna nuova è anche l'inizio del nuovo anno cinese. Stavolta è l'inizio dell'anno della tigre per la cultura cinese, che invece è basata sui cicli lunari, quindi sull'anno lunare e non solare. Ogni volta che vi è la prima luna nuova nel segno dell'acquario si considera l'inizio di un nuovo ciclo di lunazioni di 13 lune fino ad arrivare a un nuovo ciclo e al nuovo anno cinese. La luna nuova in acquario è la prima luna nuova dell'anno, la luna nuova di inizio dell'anno cinese e questa è una caratteristica che si ripete sempre, quindi una luna un po' più importante delle altre dal punto di vista di quello che è il significato della luna nuova. La luna nuova ci dà delle energie, qualsiasi luna nuova in qualsiasi segno, delle energie di iniziazione, di inizio di un nuovo ciclo, che poi durerà un mese e che avrà dopo 15 giorni, alla metà del ciclo, diciamo un cogliere i frutti di quelle che sono state le iniziative prese durante la luna nuova, e questo avviene durante la luna piena, e poi una fase calante di rigenerazione in cui ci si riposa, diciamo, si gode un po' di quello che si è riuscito a fare e si va poi a ricaricare le proprie energie per l'inizio di un nuovo ciclo che sarà con una luna nuova, con la prossima luna nuova. In questo caso si può dire che la luna nuova nell'acquario, la luna nuova del primo dell'anno e di inizio di anno cinese, è una luna nuova che ha una certa importanza, nonostante non abbia l'importanza ad esempio di iniziazione che può essere quella del sole quando entra nei segni cardinali, quindi lì dove ci sono i vari equinozi di autunno, primavera, inverno e estate. In questo caso però è una sorta di inizio lunare di un nuovo anno lunare, mentre il nuovo anno solare per quanto riguarda l'astrologia avviene con l'equinozio di primavera, quando il sole si trova al primo grado dell'ariete. Vi sono delle energie di iniziazione con questa luna nuova, che ricordiamo luna nuova è la luna congiunta al sole, nel segno dell'acquario, che poi fra l'altro è esso stesso un segno di rottura col passato e di nuove prospettive, di nuovi inizi. È lì dove simbolicamente il frutto della nostra esperienza o anche proprio il frutto in natura si stacca dall'albero. Anche un senso un po' di rinnovo, ma che passa anche dalla morte, questo frutto che si stacca dall'albero perché è maturo, dà un senso di morte, diciamo. Infatti molte persone accomunano il segno o la casa 11 dell'acquario un po' anche alla morte, un po' come la casa 8. Però è una morte simbolo di distacco, di indipendenza, che sono tutte caratteristiche che rappresentano il segno dell'acquario, l'indipendenza. Ora che il frutto è maturo, può staccarsi, può indipendentemente dall'albero andare a creare nuova vita, cadendo al suolo, un po' come se morisse, però in realtà quello è il principio poi per un nuovo inizio. Quindi tutte le lune nuove in acquario, le prime lune dell'anno, che poi caratterizzano appunto anche l'inizio dell'anno cinese, hanno caratteristiche veramente pregne di questo senso di iniziazione, più di tutte le altre lune nuove. Questa luna nuova di 2022 è particolarmente più carica di significato, questo perché in più avviene proprio il primo febbraio, quindi all'inizio del mese. È ancora più carica di valore e di iniziazione proprio per questo. Un'altra coincidenza è anche che proprio il primo del mese di febbraio inizia Sanremo, quindi questa specie di festa, questa festa un po', se vogliamo, acquariana e che anticipa poi l'ingresso del sole nel prossimo segno, che è quello dei pesci. Diciamo un momento in cui restiamo in casa, lo spettacolo, l'ultima festa dell'anno che nessuno considera perché è tipicamente italiana,
E l'ultimo momento di festa a cui noi italiani siamo molto legati è che avviene però in un contesto più invernale, una festa che si fa da soli a casa, che ha un po' le caratteristiche dell'acquario e che ci prepara possibili nuove restrizioni per affrontare l'ultima parte dell'inverno, che è quella in cui il sole attraversa il segno dei pesci. Infatti tutti i lockdown, tutte le situazioni più oscure che si sono presentate dall'inizio della pandemia sono arrivate a marzo. Le maggiori preoccupazioni, le maggiori restrizioni, i veri lockdown, quelli duri, sono sempre stati a marzo. Quindi per ora la pandemia sembra essere quasi risolta, però ci aspetta ancora un mese di marzo dove tutto può succedere. Se teniamo conto di quello che è successo negli ultimi anni. Se così fosse, tutti i mesi di marzo dovrebbero essere mesi tristi, pericolosi, dove si rimane a casa, dove le forze del male possono prevalere su quelle del bene, diciamo l'ultima parte dell'inverno. Perché questi mesi di marzo hanno rappresentato sempre il lockdown più duro, il più estremo? Prima di tutto perché appunto siamo nel mese dei pesci e quindi rappresenta diciamo una completa morte di tutta la vitalità. Sembra che appunto il frutto che è caduto dall'albero è morto e l'albero, anche che ha perso tutte le foglie, ormai non ha più vita. Però quello è un principio, è un lasciarsi andare, il frutto che cade è un prepararsi a nuove speranze, a una nuova vita che poi appunto avverrà con l'ariete. Ma perché questi ultimi due anni, questo mese di marzo, è stato così duro rispetto agli altri mesi di marzo dove la vita continuava normalmente? Si direbbe, perché è venuta la pandemia. Sì, ma per quale motivo astrologicamente è stato possibile ciò? Probabilmente perché Nettuno, che è il maggiore governatore del segno dei pesci, è nel segno dei pesci. Ma voi mi direte, Nettuno non è nel segno dei pesci da due anni a questa parte, ma da molto prima. Però attraversare il segno dei pesci va man mano verso la fine. Ci troviamo nella terza ed ultima decade dei pesci. Le energie dei pesci sono al loro massimo. Questo senso di fine che dà il segno invernale dei pesci è al suo massimo, con Nettuno, il suo governatore, negli ultimi gradi. Quest'anno in particolare abbiamo anche Giove, che invece andrà ad occupare la prima decade, quindi i primi 10 gradi del segno dei pesci. Quindi Giove è il suo secondo governatore, quindi il segno dei pesci sarà ancora più potente perché è rappresentato da entrambi i governatori. Giove nella prima decade, quindi nei primi 10 gradi, e Nettuno nella terza decade, gli ultimi 10 gradi, quindi quando il sole entrerà in pesci. Nel mese dei pesci i valori dei pesci saranno ancora più aumentati, però in là verso fine marzo, inizio aprile, ci sarà anche Marte, Venere e ci sarà Giove, che invece si avvicinerà a Nettuno, e quindi i due governatori andranno ad unirsi. E questo per dire che probabilmente il mese di marzo ci regalerà altre sorprese. Per chi non ha fatto un cammino, diciamo, di risveglio, queste sorprese potrebbero essere brutte. Per altri che invece hanno già fatto questo cammino e hanno seguito queste influenze di risveglio di un Nettuno in pesci, possono appunto trarre il meglio da questa situazione. Quindi abbiamo detto luna nuova, che come sempre avviene come prima luna nuova dell'anno, che si unisce al nuovo anno cinese, che in più questa volta si unisce anche al primo del mese, che avviene con l'inizio dell'ultima festività, se vogliamo, almeno per noi italiani, che è quella di Sanremo. Fino a Sanremo appunto si può ancora respirare, in realtà, prima di entrare nella completa zona rossa, nella chiusura delle frontiere o nel lockdown completo che avviene a marzo. Questa volta appunto, come detto, la pandemia sta finendo, quindi non si sa cosa verrà inventato, se verrà inventato. In ogni caso, come già detto, dai transiti in atto, noi questa volta potremo trarre il meglio da queste energie e potremo avere finalmente la rivalsa dopo tutto questo tempo in cui siamo stati un po' perseguitati. Quindi, sapendo questo, è veramente un ottimo momento per tutti i segni di iniziare qualcosa. Lo stesso Astro TG, proprio ieri, il 2 febbraio, secondo giorno di luna nuova, ha rilasciato il nuovo
Astro TG Bracelet del segno dell'acquario. Si può continuare a partecipare al concorso per vincerlo fino a domenica. Domenica ci sarà il vincitore. È il braccialetto Astro TG Bracelet del segno dell'acquario e qui, come potete vedere, è già pronto per chi se lo merita, per chi avrà vinto con i suoi valori in acquario. Vi è una concorrente che è in testa, invito chi ce la fa a batterla, per il momento è in testa fin dall'inizio, e chi vuole partecipare al concorso effettivamente si può iscrivere all'Astro TG, al gruppo Facebook, non senza dimenticare appunto di iscriversi al canale YouTube. Un'altra coincidenza di questa luna nuova nel segno dell'acquario è che è una ripetizione di quello che è successo nella scorsa luna nuova, e cioè il fatto che la luna congiunta al sole in acquario erano congiunti a Saturno, che Saturno è un po' colui che regola, un po' il despota di questa nuova società acquariana che si prospetta e che ha avuto inizio con la congiunzione Giove-Saturno nel 2020. E infatti proprio un altro evento che viene a coincidere con questa luna nuova di inizio del mese è il fatto che le restrizioni, le ultime restrizioni che vanno a creare questa sorta di apartheid di persone che hanno deciso di non sbracciarsi, quindi delle persone ancora integre, ha fatto un passo, forse un passo definitivo, quello che va a restringere anche gli accessi nei luoghi un po' importanti, quelli che fanno un po' parte del sostentamento, perché così come un negozio dove si vanno ad acquistare i beni alimentari di prima necessità, anche le banche o la posta, dove depositiamo i soldi, hanno subito limitazioni, fortunatamente non legate al super marchio della bestia, ma al semplice marchio della bestia base. Quindi vi è stato un passo avanti fatto unicamente dal governo italiano verso questa segregazione, questa apartheid verso chi ha deciso di rimanere integro. Questo forse è uno degli avanzamenti più violenti dell'agenda, perché è un po' come andare a toccare i beni primari. Fortunatamente per il momento abbiamo ancora un accesso sotto condizione del marchio della bestia base provvisorio, che si ottiene tramite usurpazione di alcune cavità intime personali. Che come noi singoli individui siamo pronti per dei cambiamenti a livello individuale, purtroppo anche la geopolitica e chi ci governa è pronto per dei cambiamenti. Ricordiamoci che durante la scorsa luna nuova nel segno dell'acquario, quando iniziava appunto l'anno del toro per i cinesi, vi è stata anche la conferma e la salita al potere di Draghi. Questa volta, come nella nostra rappresentazione del ritratto del primo del mese, abbiamo messo più volte sotto l'energia di Saturno la personalità politica di Draghi. Il fatto che Draghi sia salito al potere nella scorsa luna nuova nel segno dell'acquario congiunta a Saturno, e che questa volta la stessa configurazione si ripete, mi fa capire che questo è un riconfermarsi di questo potere di cambiamento che è nato con questa tirannia in Italia, tirannia da Saturno in acquario, tiranna che vuole il cambiamento, che impone il cambiamento. Ci aspettavamo un cambio del governo, visto che c'è stata l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, però in realtà il Sole, in questa congiunzione di luna nuova in acquario, ha voluto splendere di nuovo su Mattarella. È proprio questa rielezione di Mattarella che va a riconfermare il potere di Draghi iniziato un anno fa. Con la nuova luna nuova dell'anno, Draghi riconferma il suo potere che era proprio nato con la scorsa luna nuova dell'anno. Riconferma proprio attraverso questa rielezione di Mattarella, che permette a lui di continuare il suo governo, a Draghi di continuare il suo governo, a Mattarella di rimanere sempre lì. Ha saputo comunque appoggiare senza problemi questo governo cambiamento basato sulla tirannia. E vediamo inoltre che la Casellati nel primo tour sembrava poter vincere, però non è riuscita per il quorum. Lei, che è la presidente invece del Senato, quindi colei che presiede il Senato e che può permettere una continuità con quello che era il potere di Draghi iniziato un anno fa,
rimane al suo posto, però viene ad un certo punto confermata anche lei, perché se non avrebbe vinto Mattarella avrebbe vinto lei. Quindi in questo caso entrambe le tre figure, Draghi, Mattarella e Casellati, tre perni, diciamo, che permettono questo di mantenere questo tipo di regime in atto da un anno a questa parte, vengono riconfermate simbolicamente, cioè Mattarella in tutti i sensi viene rieletto, Elisabetta Casellati rimane alla presidenza del Senato, però dopo aver ricevuto tanti voti, quindi in un certo senso viene riconfermata anche lei, e invece Draghi non viene eletto Presidente della Repubblica, vuol dire che non si scosterà dal suo ruolo e continuerà a governare. Quindi tutto rimane uguale. Strano per una luna nuova del cambiamento, ma se questi tre perni, questi pilastri che permettono a questa tirannia del cambiamento di andare avanti, viene riconfermata, quindi non cambia, vuol dire che viene riconfermato appunto questo spirito di cambiamento che non nasce con la luna nuova di oggi, ma con la luna nuova di un anno fa, nell'acquario, che era a livello planetario ben più potente di questa, perché vi erano ben sei pianeti congiunti a questa lunazione, a questa luna nuova. Quindi potete vedere, insomma, nel grafico che appunto abbiamo voluto rappresentare per questo grande cambiamento, luna nuova di cambiamento in Italia, ma che poi è il trampolino di lancio per tutta l'Europa e per tutto l'Occidente, delle nuove misure della nuova società acquariana che vengono pian piano imposte. Misure più dure dell'età dell'acquario, non vuol dire che l'età dell'acquario sarà sempre così dura, ma per apportare questo cambiamento bisogna passare attraverso dei momenti duri dove il cambiamento viene imposto, anche con la violenza, contro, diciamo, i propri diritti. Però se si riesce a navigare, diciamo, lontani, non farsi travolgere dalle acque, da queste acque del cambiamento, si può attraversare come su un'arca di Noè, e rimanere integri e aspettare che tutto finisca per riapprodare, diciamo, in terre emerse un po' più stabili, diciamo, e noi potremmo continuare ad essere integri. È questo che a livello politico in Italia ci ha portato la luna nuova, un non cambiamento per garantire uno dei più grandi cambiamenti della storia che sta avvenendo proprio in Italia, che è iniziato l'anno scorso con l'elezione del drago. Con questa prima parte di esaminata del ritratto del primo del mese, abbiamo visto a chi attinge le energie principali di questa luna nuova che cade proprio sul primo del mese, dove a Mattarella viene attribuito il sole in acquario, che garantisce con la stabilità e la potenza del sole il cambiamento. La luna, astro femminile, viene attribuito invece alla Casellati, quindi presenza femminile che anch'essa va a garantire questa stabilità in questo governo del cambiamento sia esso economico, green, svolta energetica, campagne di sbracciamenti, che portano tutti a un compiersi di qui a 10 anni dell'agenda dell'ONU 2030. E infine il solito Saturno, a cui attinge uno dei maggiori tiranni contemporanei della storia contemporanea, che appunto risiede in Italia, purtroppo. Questo per l'AstroTG di oggi è tutto. Appuntamento a domani, dove continueremo probabilmente ad esaminare il grafico del ritratto del primo del mese. Vi auguro quindi una buona serata e vi dico alla prossima.